Buonasera a tutti e a tutte. Per la rubrica Educhiamo, stasera riparleremo di ripartenza educativa a livello emotivo. Abbiamo cercato di riflettere su quali sono le modalità per una consapevolezza emotiva importante, cercando di dare voce ai linguaggi tecnologici e cercando di dare forma anche alla creatività manuale per i nostri ragazzi. È indispensabile però riuscire a ripartire considerando anche un'educazione alla corporeità. Emozione non significa solo qualcosa che sta dentro di noi, ma è qualcosa che per essere espressa ha bisogno di concretezza. Ed ecco che allora ci troviamo a preparare un'attività per i nostri ragazzi che riesca a dare concretezza al nostro sentire. In questo modo, cercando di rifarmi a quelli che sono i concetti di outdoor education, quindi avvicinandomi al filone dell'educazione naturale, abbiamo a che fare con due elementi importanti che possono prestarsi alla nostra attività. Sicuramente mettere insieme acqua e terra può essere un intreccio di elementi naturali in grado di dare voce e di modellare proprio con movimenti circolari e corporei il nostro sentire. L'attività potrebbe essere orientata a tre fasi rispetto a quello che è stato il nostro vissuto. Quindi la fase dell'interruzione con la normalità, la seconda fase, la fase dello stallo, dell'attesa, della fatica, e la terza fase, quella della ripartenza, del cambiamento, della voglia di novità e la voglia di normalità, di un ritorno a quella che è una vita normale, fatta di relazioni, fatta di contatti. Ecco, dare queste linee guida ai ragazzi, cercando di dare espressione con gli elementi del modellamento, può essere veramente di un beneficio grande se ci troviamo a dare forma a quello che è stato l'interruzione, quello che è stato lo stallo e quella che è stata la ripartenza. Vedere gli oggetti, vedere i prodotti dei nostri ragazzi sotto forma di modellamento, quindi l'arte proprio del fare, di creare, dà voce a quelli che sono i passaggi interni emotivi di ciascuno di noi. Il mio suggerimento è proprio quello di riuscire sia a creare un momento dove i ragazzi possano farlo individualmente, sia a trovare un momento dove poterlo fare insieme a degli adulti di riferimento.